Ciao amici! Ebbene sì, siamo ritornati dopo due stagioni, praticamente passata l'estate, dove siamo andati in vacanza in Grecia e tante fotografie, tanti video, ma non so se riuscirò a raccontare quella vacanza. E poi niente, c'è stato anche l'autunno, ma è stato un autunno veramente molto piovoso che non faceva venire voglia di fare una passeggiata. Poi vabbè, c'è stato anche una serie di imprevisti, il computer che si è rotto, il programma per il video, per il montaggio dei video che ha fatto l'aggiornamento e non mi si bloccava. E quindi niente, ci ritroviamo adesso che siamo nel nuovo anno e ricominciamo a fare il nostro trekking. Oggi dobbiamo fare una cosa tranquilla e quindi abbiamo, non so se vi ricordavate quando andavamo d'estate in Pineta, sull'Amaca, ecco, il posto è proprio qua, a pochi chilometri, e abbiamo sempre visto questo inizio di sentiero che è il 163. Abbiamo dato un'occhiata perché comunque il terreno è ancora molto piovoso, quindi dovevamo scegliere qualcosa subito, diciamo, attaccato alle rocce, un terreno che non fosse fangoso, e abbiamo scelto questo percorso qua che sinceramente non sapevamo neanche dove portava. Adesso abbiamo guardato la cartina e porta al Monte Gavi. Ci eravamo già stati tempo fa, un anno, due anni fa, e poi anche al Monte Tre Sorelle. E niente, dai, ben ritrovati su questo canale. Ciao ciao!
Allora ragazzi, doveva essere una passeggiatina per sganchire le gambe, ma poi alla fine, adesso poi vedremo i chilometri, ma magari i chilometri non sono stati tantissimi, però abbiamo fatto un bel pezzo di strada in salita per cominciare a allenare i muscoli delle gambe. E quindi praticamente siamo andati a Gavi, Monte Gavi, poi siamo scesi al Monte delle Tre Sorelle, siamo scesi ancora e a un certo punto abbiamo preso un'altra strada parallela che non è segnata CAI, ma che praticamente ci ispirava un po' di più, e quindi siamo ritornati sul 163 e adesso siamo quasi vicini alla macchina. Bene, spero che questo sia uno dei tanti video che seguiranno. Un saluto da Christian, da Elena e dal trekking piacentino e oltre. Ciao ciao. Vede la nostra macchina.